momento comincia la finale di questo torneo Over 35, ricordiamo essere la prima edizione. Saluto. Il calcio d'inizio, si comincia. Di Raimo tenta di girarsi. Di Raimo subito, palla al centro che scaglia sul palo, Coluzzi a rimorchio, palla che viene presa nuovamente dal portiere. Tra in avanti il passaggio verso Di Raimo, ricomincia subito il numero 10, tenta anche il tiro e dunque il gol di Maragno, 1-0. Centro sportivo La Siepe che sta ospitando questo torneo, tiro di Potenza che finisce sul fondo e non impensierisce più tanto il portiere. L'arbitro non fischia fallo, ci arriva numero 9 Di Marco sul pallone, viscido, palla verso il 3, può provare l'appoggio al suo compagno che si è inserito, posizione regolare, alleva anche Maragno di Potenza nuovamente, tenta l'ennesima botta. Di Raimo prova a girarsi, uno pari, palla che finisce dentro, pressing molto alto anche di Simone Meschino, tenta il tiro viscido, traversa, tiro di Potenza piazzato a dovere, 1-2, viscido recupera palla, tenta il tiro e segna, 2-1, fischio dell'arbitro, palla al centro verso il numero 6 Meschino, palla che invece arriva in porta, il portiere però ci arriva e smanaccia, tiro di Potenza che però finisce sul palo e poi fuori, terzo fallo per la squadra delle casacche bianche, tiro di Potenza che finisce laterale alla porta, Meschino cerca di arrivare in porta da solo, palla deviata, calcio d'angolo che può essere battuto velocemente verso il numero 7 Viscido che tenta il tiro e prende il palo, attimo di tensione, attenzione, palla che finisce in rete grazie alla finta decisiva sul calcio di punizione. Ancora Viscido, tiene palla in avanti e segna il gol del 3-2. Tenta, vediamo cosa, il tiro sul palo, 1 contro 1. Tenta il tiro al centro, cercava la deviazione numero 4, cerca di salire, ancora Di Raimo, tira e segna il gol del 3 pari. Attenzione Condotta, sale su questo pallone Condotta, cerca il centro numero 7 Viscido, Viscido tenta il tiro di Potenza, 4-3, questo è il risultato. C'è il numero 8 a tirare e segna da centrocampo con il numero 8 Cristian Sarra. Viscido tenta il tiro che finisce alto sopra la traversa di pochissimo, intercettato il pallone dagli avversari dopo la rimessa dal fondo dei ragazzi con le casacche bianche, riparte subito Di Marco, Viscido, Di Marco al centro, Viscido tenta il tiro di Potenza alla tre quarti, 6-3, tiro in porta e dunque gol 6-4, questo è il risultato. E la palla che si batte sul palo ma non va oltre la posizione, attenzione, ancora un tiro che finisce nuovamente sul palo, Meschino tenta il tiro, palla che finisce fuori la porta di pochissimo, battuta la punizione numero 21, passaggio verso Giordano che tenta il tiro e prova il gol, ci riesce, 6-5, partita di nuovo in bilico. Ancora Di Raimo al centro, tenta il tiro deviato dal portiere, rimessa laterale ancora. Palla che scheggia il palo. Attenzione, manca veramente poco. Si gira! Il numero 7, colpo di testa! Si riesce a infilare in mezzo alla difesa, 7-5, questo è il risultato. Para il portiere e ci arriva Meschino, Viscido in avanti,
Palla che finisce sul palo. 20 secondi al termine. Attenzione, gol della squadra con le casacche arancioni. 7-6 il risultato. Triplice fischio dell'arbitro, finisce così la partita. Vittoria segnala dunque, ragazzi, con le maglie bianche, risultato di 7-6.